questi 25 gol subiti, 8, soltanto 8 li ha subiti in casa, mentre 17 in trasferta. Quindi il Toro in trasferta subisce il doppio dei gol rispetto a quanti li prende in casa. E questo è un dato che dobbiamo sicuramente sfruttare. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare di Napoli-Torino. Oggi è giovedì, non è mercoledì. È giovedì, vigilia di Napoli-Torino. Calzona non parlerà in conferenza stampa, però ha parlato Juric. Facciamo un po' la vigilia, che parliamo un po' di probabili formazioni, qualche numerino sul Torino che secondo me è interessante, quindi facciamo tutto questo nel video di oggi. Premessa importante, ragazzi: purtroppo ci saranno dei rumori, diciamo, fastidiosi in questo video, perché oggi sopra, diciamo, sopra di me, stanno facendo dei lavori a quanto fastidiosi e pesanti. Quindi, se sentirete dei rumori molesti, mi dispiace, ma non dipende da me. Detto questo, vi ricordo, prima di cominciare, come sempre, l'iscrizione al canale. Ragazzi, ce ne manca uno per arrivare ai 3200, quindi mi raccomando, uno, ce ne manca uno, fatelo, è totalmente gratuito. Tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, dovete soltanto fare un clic su iscriviti e poi attivate accanto anche la campanellina cliccando su tutto, perché così non vi perdete, diciamo, rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi contenuti. Detto questo, ragazzi, partiamo subito dicendovi una cosa: che oggi Calzona non parla in conferenza stampa, però in compenso sul canale di Cronache di Spogliatoio, penso che per quando uscirà questo video sarà uscito sul loro canale anche un'intervista a Calzona. Volevo parlarne nel video, però vado un po' di fretta, devo fare delle cose, diciamo, più tardi, quindi non ne parleremo in questo video. Comunque, se vi va, diciamo, andate sul canale di Cronache di Spogliatoio, che per me, diciamo, secondo me è un must per tutti quelli che sono appassionati di calcio. Troverete l'intervista di Calzona su quel canale, quindi non perdetevela. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e direi di partire con le parole di Juric. Non ho preso tutte le parole, diciamo, di Juric, ho preso giusto, secondo me, i punti salienti. La prima domanda riguarda questi 13 clean sheet che ha fatto il Torino finora in campionato, e quindi si parla della fase difensiva. E dice Juric che comunque questi clean sheet sono arrivati perché tutta la squadra in fase difensiva lavora bene. Abbiamo una voglia incredibile e lo spirito giusto per non prendere gol. Questo sicuramente è un dato importante da tenere d'occhio in vista di domani, perché affrontiamo una squadra che sicuramente difensivamente è molto organizzata. E io approfitto, ecco, di questa domanda sui clean sheet per spulciare qualche statistica, perché mi sono segnato delle cose che secondo me sono importanti. Allora, innanzitutto i gol. Il Torino finora ha fatto in campionato 25 gol ed è la quindicesima squadra per gol fatti. Quindi, dal punto di vista offensivo, siamo di fronte a una squadra che comunque non sta facendo bene, secondo me, per il livello che ha, perché comunque ricordiamo Zapata, Sanabria, Vlasic, non credo che sia un attacco da quindicesima posizione, ecco. E lo ha detto anche lo stesso Juric in conferenza stampa, cioè bisogna migliorare nella fase offensiva. Ha parlato di Sanabria, che è uno di quei giocatori che quest'anno sta comunque facendo male sotto porta, sta sbagliando molti gol. Lo stesso Vlasic, sono un po' di settimane che sta un po', diciamo, che non sta trovando la porta. C'è soltanto Zapata che in questo momento sta un po' tenendo la baracca lì davanti, diciamo, in piedi, ed è una bella notizia per il mio fantacalcio, perché io ho Zapata. E quindi, dal punto di vista offensivo, il Torino non è una squadra messa benissimo. È interessante vedere la distribuzione casa-trasferta, perché il Toro in casa fa 14 gol, quindi poco più della metà li fa in casa, mentre in trasferta soltanto 11. Ecco, 11 gol in trasferta non sono tantissimi. Il dato sicuramente importante, come vi ho detto prima, i gol subiti. Il Toro è la quarta miglior difesa del campionato. Ne ha presi solo 25 su 27 partite giocate, quindi meno di un gol a partita. Anche qui la distribuzione casa-trasferta, secondo me, è importantissima, perché di questi 25 gol subiti, 8, soltanto 8 li ha subiti in casa,
mentre 17 in trasferta. Quindi il Toro in trasferta subisce il doppio dei gol rispetto a quanti li prende in casa, e questo è un dato che dobbiamo sicuramente sfruttare. Ci fa capire comunque che il Torino in trasferta non è una squadra così solida, così attenta, concentrata come lo può essere magari in casa, ecco. Quindi attenzione a questo dato perché è importante. Il Toro ha calciato un solo rigore finora in campionato, quindi è la peggior squadra sotto questo punto di vista, però diciamo che è abbastanza logico, perché se fai pochi gol, vedremo anche più in là, diciamo, un'altra statistica che vi dico al volo: il Torino è la 15ª squadra per azioni da gol, cioè crea una media di 1,6 azioni da gol a partita. Questo dato si collega con i rigori, cioè se tu attacchi poco è normale che poi i rigori non li prendi. Tiri in porta subiti, ne ha subiti 101 ed è sesta in questa classifica, quindi va a collegarsi al dato dei gol subiti. È una squadra che prende pochi tiri in porta, sintomo quindi di organizzazione difensiva. E poi vabbè, il dato dei clean sheet: è il Toro è la seconda squadra per porta inviolata in campionato, meglio ha fatto soltanto l'Inter che ne ha fatti 17, 4 in più. Per quanto riguarda invece i tiri in porta fatti, il Torino ne ha fatti 88 in campionato su 27 partite, quindi siamo più o meno poco più di 2 tiri in porta a partita, ed è 17esima in questa classifica. Quindi tutti i dati, come potete vedere, sono tutti i dati questi che confermano che il Toro è una grande squadra per quanto riguarda la solidità difensiva, però davanti pecca parecchio, fa molta fatica, diciamo, a creare azioni da gol e poi quindi a segnare. Giusto per farvi capire questo dato, no? Il Toro ha fatto 88 tiri in porta, la peggior squadra in Serie A è la Salernitana che ne ha fatti 83, quindi il Toro ha fatto 5 tiri in porta in più rispetto alla peggior squadra in Serie A che è la Salernitana, quindi vi fa capire parecchio questa cosa. Di questi 88 tiri in porta, 24 sono diventati gol. Un'altra cosa secondo me interessante sono i cross. Il Toro è una squadra che crossa parecchio, quarta in classifica, diciamo, in Serie A, quindi attenzione a Bellanova, attenzione a Rodriguez. Il Toro ha dei crossatori importanti, specialmente Bellanova, che da un mese a questa parte sta facendo grandi partite. E poi i duelli aerei, attenzione, il Torino è la terza squadra per duelli aerei vinti in Serie A, ma è anche la terza squadra per duelli aerei persi. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista sicuramente dobbiamo stare attenti su i calci piazzati. Secondo me questo dato dei duelli aerei ci porterà Calzona, secondo me, a una scelta precisa nell'11 titolare, però questa cosa la vedremo dopo nelle probabili formazioni. Quindi questa è un po' la situazione generale sul Torino, una squadra che difensivamente è molto tosta, molto difficile da battere, offensivamente fanno fatica, però ovviamente non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno, ragazzi. Per quanto riguarda gli infortunati, Juricic ci dice che Tamez, Lovato e Ilic sono sicuramente out. Vojvoda, un altro che bravo nei cross, ha recuperato e quindi farà parte della partita. E poi abbiamo Ricci che è anche squalificato. Diciamo che il Torino a centrocampo non sta messo benissimo, perché c'ha sia Ilic che Ricci fuori, sono i due titolari a centrocampo, e infatti tra diciamo, nelle probabili formazioni, vi spoilerò sta cosa, dovrebbero giocare Gineitis e Linetti. Ecco, quindi potremmo già da questa cosa capire un po' la zona del campo dove potrebbe magari il Napoli attaccare meglio, dove potrebbe, diciamo, sfruttare queste essenze, cioè la zona centrale del campo. Appunto, chi giocherà a centrocampo domani? Chiedono Juric, e ci dice che potrebbe giocare Vlasic a centrocampo, però secondo me lo vai un po' a perdere Vlasic messo centro, diciamo, mediano di un 3-4-1-2. Ci dice Juric che sta provando anche questo Savva, che è un giocatore della primavera, quindi a testimonianza che lì in quella zona stanno messi un po' male. Poi, l'ultima domanda: come si fermano gli attaccanti del Napoli? E dice Juric che loro sono dei fuori classe, bisogna lavorare sulle posizioni e limitare i loro pregi. Dovremmo essere concentrati e stare vicini l'uno con l'altro, quindi aspettiamoci domani raddoppi, triplicazioni su Kvara, aspettiamoci un buongiorno assatanato su Osimhen, aspettiamoci un Toro difensivamente domani che ci darà molta, ci darà molto filo da torcere, ecco. Quindi questa, ragazzi, è la situazione per quanto riguarda la conferenza di Juric. Adesso andiamo a vedere rapidamente le probabili formazioni.
Partiamo dal Torino, 3-4-2-1, Milinkovic in porta con in difesa Masina, Buongiorno e Gigi. A centrocampo, come vi ho detto prima, la situazione diciamo più disastrata è a centro. Infatti vedete Gineitis e Linetti dovrebbero partire titolari. Ci ha detto Juric, potrebbe giocare anche Vojvoda da lì, potrebbe giocare Vlasic, però cioè, già l'attacco non funziona benissimo. Non credo che andrà poi a snaturare anche Vlasic mettendolo diciamo nei due di centrocampo. Sugli esterni sicuramente Bellanova a destra, Rodriguez dovrebbe giocare a sinistra, però occhio a Vojvoda perché è tornato. Davanti io non credo che ci saranno dubbi, Vlasic e Zapata giocheranno sicuro. C'è questo ballottaggio con Sanabria, diciamo tra Sanabria, Pellegrini o Kereke, uno dei tre dovrebbe giocare vicino a Zapata. Come vi ho detto prima, Sanabria non sta facendo benissimo al Torino, ultimamente si sta mangiando molti gol, quindi attenzione, potrebbe esserci un ballottaggio. La zona forse più dove possiamo magari approfittarne è il centro, perché Gineitis e Linetti non mi sembra una coppia così ben assortita e anche così efficace, quindi potrebbe magari queste assenze di Ilic e Ricci potrebbero essere diciamo, la chiave, ecco, dal punto di vista tattico. Vediamo adesso il Napoli, questa secondo me sarà la formazione. Prima però, rapidamente, il report allenamento di oggi. Praticamente, ragazzi, dal report allenamento non è che ci siano notizie molto, molto rassicuranti, perché Kajust e Gonge hanno svolto personalizzato in campo, mentre Rachmani, prima parte di allenamento personalizzato in campo e seconda parte in gruppo. Quindi se ha fatto l'ultima parte in gruppo, credo che una convocazione la strapperà, ma non giocherà. Invece Kajust e Ngonge non penso che verranno neanche convocati. Tra l'altro, ragazzi, Ngonge in tutto questo, cioè questo infortunio, si sta rivelando più tosto del previsto, perché adesso stanno cominciando a essere tante le partite dove sta saltando appunto la convocazione Ngonge. Quindi diciamo che Rachmani forse per la panchina, però gli altri non recupereranno. Detto questo, io domani non credo che Cazzona farà tantissimo turnover. C'è da dire comunque che la partita col Barcellona è martedì, hai sabato, domenica e lunedì di tempo, quindi non credo che ci sarà tantissimo turnover. A parte diciamo, nelle zone dove sono obbligato, ecco, comunque. Per me in porta c'è Meret, in difesa secondo me c'è Di Lorenzo, c'è sicuramente. Visto che Rachmani non gioca, la scelta è o Nathan o Østigard vicino a Juan Jesus. E io credo metterà Østigard, ragazzi, per il fatto dei duelli aerei di prima. Il Torino è una squadra che sui duelli aerei è pericolosa, quindi secondo me c'è bisogno di Østigard, che sui duelli aerei è il migliore che abbiamo. Sto leggendo da molte parti che giocherà Mario Rui. Io non credo che giocherà Mario Rui, ragazzi, perché secondo me Mario Rui con Bellanova potrebbe andare in difficoltà. Bellanova dal punto di vista fisico dà molto fastidio, è un giocatore che spinge parecchio, quindi secondo me lì c'è bisogno di un Olivera, che sia fisicamente sia dal punto di vista del passo lo tiene buono. Ecco, quindi io credo che giocherà Olivera. Se giochi con Mario Rui, secondo me stai dando la fascia sinistra in mano a Bellanova, e sappiamo che diciamo, la zona principale dove il Toro attacca è sulla destra, con Bellanova che arriva sul fondo, fa questo cross sul secondo palo per Zapata. Questa è un po' l'azione che fa il Toro, quindi io credo che giocherà Olivera lì. A centrocampo, Lobotka, chissà, certi del posto. Metto Zielinski, ragazzi, perché Zielinski martedì in Champions non giocherà, perché è fuori lista. Traoré, secondo me, se lo tiene buono per martedì e magari lo metterà nel secondo tempo, che ne so, gli ultimi 20-30 minuti. Ma secondo me Calzona metterà al 100% Zielinski dal primo minuto domani. E davanti non ho dubbi. Kvara sicuramente, Politano. Anche se vi dico la verità, non mi tengo esclusa l'opzione Raspadori prima punta, perché se tu dai Osimhen a Buongiorno, cioè se tu metti Osimhen, stai dando un punto di riferimento importante a Buongiorno. Il duello sarà quello, cioè il duello Osimhen-Buongiorno sarà il duello principale. Secondo me, diciamo, l'idea di mettere Raspadori prima punta per non dare appunto riferimento, un Raspadori che svaria e quindi diciamo, manda un po' in difficoltà Buongiorno, secondo me è un'idea che potrebbe anche starci. Secondo me parte titolare Osimhen, però non lo so, mi tengo aperto questo scenario Raspadori prima punta per non dare riferimento alla difesa del Toro, la butto lì. Quindi ragazzi, questo è quanto.
Chiudiamo il video, ragazzi, vedendo velocemente una cosa. No, a parte Ngonge che è bellissimo, ecco, questo volevo farvi vedere. Il calendario di questa giornata, perché ragazzi, come vi dissi nel video delle pagelle di Napoli-Juve, la 28ª giornata è una giornata che potenzialmente può andare a favore del Napoli perché abbiamo Bologna-Inter, partita tosta sia per il Bologna che per l'Inter. Juventus-Atalanta, con l'Atalanta che giovedì ha pareggiato con lo Sporting e tra virgolette avrebbe meritato anche di vincere. Fiorentina-Roma, attenzione, oggi, diciamo, stasera giocheranno entrambe in Europa. Juve-Atalanta, più che altro l'Atalanta con la Juve. Fiorentina e Roma che si scontrano tra di loro, il Bologna gioca con l'Inter, quindi attenzione, dobbiamo vincere questa partita contro il Toro perché abbiamo una giornata che potenzialmente ci può far scavalcare qualche altra posizione e può farci avvicinare ulteriormente alla quinta posizione, quindi è fondamentale vincere domani, così come è fondamentale vincere il più possibile fino alla 38esima. Quindi ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, vi raccomando. Iscrivetevi poi al canale che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo domani. Vi ricordo, se vi va, sul canale di Cronache di Spogliatoio sicuramente sarà già uscito il video sull'intervista di Cazzona, magari ve lo lascio anche nel commento, nel primo commento fissato sotto al video, così se qualcuno se lo vuole vedere. Quindi detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre, noi ci vediamo domani.